Ok, ci sono 8 kg di differenza tra un lato e l'altro, ok? Destra di più, sinistra di meno. Sinistra alza di meno, perché sente che non ce la fa salire di più. Tanta tensione questo. Esatto, l'inclinazione è compromessa. La mano sinistra è più corta della destra, ok? Significa c'è più tensione sul lato sinistro, come anche ha messo il nostro paziente. Adesso è corta a destra. L'osso sacro è ruotato così. Eccolo qui. Ok, giù, lateralità. Eccolo qui. Andrea oggi è venuto a fare la visita perché mi ha detto di aver avuto un evento particolarmente brusco di vertigine. Quindi da quel momento ha sempre mantenuto una sorta di stato confusionale, di sbandamenti. Pertanto il presupposto della visita di oggi è andare a fare un triage sul suo corpo per capire quale fosse l'apparato che gli sta dando problemi, ok? Che ha causato tutto questo, perché questo brusco attacco è venuto dal nulla, quindi noi dobbiamo capire cos'è che non sta funzionando bene e che gli ha fatto fuoriuscire questo problema. Faccia contro il muro. Mi dispiace se è un po' stretto, metta proprio i piedi sopra le impronte e guardi avanti. Ok, adesso vediamo la divisione del peso. Di qua 41 kg circa e dall'altra parte 49. Ci sono 8 kg di differenza tra un lato e l'altro, ok? Destra di più, sinistra di meno. Adesso io, prendendo i riferimenti, le dirò quanto è alto sbilanciato il bacino, le spalle e la testa. Pertanto, qui il bacino è più alto a destra, quindi fa così. Adesso io l'ho esagerato, ma è così, ok? Le spalle sono piuttosto equilibrate, quindi non c'è cambiamento. Invece l'occipitale, anche, non è male l'occipitale, c'è poco così, ok? L'inclinazione. Quindi la testa e il bacino sono entrambi inclinati, più in alti a destra e più bassi a sinistra. In virtù di ciò credo che lei abbia fastidio qua quando premo, vero? Sì. Di qua è diverso? Sì, è meno acuto. È meno acuto. Adesso salgo verso la metà del collo, dovrebbe avere fastidio qui a sinistra. Sì. Di qua com'è? Forse un po' meno. Un po' meno, giusto, giusto. Se salgo su, qui com'è? Fastidioso. Di qua? Ma forse quasi uguale. Quasi uguale. Ok, perfetto, scenda pure. Adesso le chiederò di mettere gentilmente le mani contro il muro, sotto il quadro, esatto. Mi alzi il ginocchio destro, giù. Mi alzi il sinistro, giù. Di nuovo il sinistro, giù. Di nuovo il destro, giù. È un po' più bloccato a destra. Ha fastidio qui quando premo? Sì, di qua? Un po' meno. Ok, venga con me gentilmente e si siede qui sul lettino. Un po' più indietro. Ottimo. Adesso spinga il ginocchio su verso il soffitto. Spinga. Non ce la fa tanto e deve compensare. Proviamo di qua al confronto. Questo è un montacarichi, ok? Ciò significa che probabilmente lei avrà fastidio qui. Ok. Faccio una piccola prova. Ok. Morbido. Ok. Lasci. Sinistra alza di meno. Ok, sente che non ce la fa salire di più. Tanta tensione questo. Esatto. Cervicale. Ecco qui il naso. Punta qui, dovrebbe essere sopra la spalla, quindi ha perso un po' di gradi. Di qua ne ha persi di meno perché siamo qui e dovremmo essere qui. Però non è ancora ideale. Morbido. L'inclinazione è compromessa. Ok, venga sdraiato a pancia in su con la testa sulla carta. Allora, nel suo caso la gamba sinistra è più corta della destra in questa posizione. Vediamo se dopo cambia oppure no. Ha fastidio qui quando premo? Sì. Di qua com'è?
Meno. Giusto. Fastidio qui quando premo? Sì. Di qua? Anche, però forse un po' meno qua. Un po' meno qua, ok. A me interessa sempre il confronto tra destra e sinistra. Sappiamo, interno qua, esterno qua. Vado sul legamento inguinale, mi scusi. Fastidio? Sì. Di qua? Forse meno. Meno, scendo poco poco. Fastidio qua? Sì. Di qua? Meno. Ok. Per ora ci torna tutto. Fastidio qua? Un pochino. Qua? Quasi uguale. Quasi uguale, ok, perfetto. Mi dia le mani qui su da me? Ok. Braccio la mano sinistra è più corta della destra, ok? Significa c'è più tensione sul lato sinistro, come ha anche ammesso il nostro paziente. Se siete entusiasti del materiale che sto condividendo sul canale, vi invito gentilmente a supportarlo iscrivendovi al canale stesso, facendomi sapere che cosa pensate dei miei contenuti nei commenti e possibilmente mettendo mi piace a tutti i video che pubblico. Adesso, lui è venuto a farsi visitare perché tanto tempo fa, scavallettando un motorino, ha preso una bella botta sull'osso sacro che gli è rimasto il dolore per un po' di tempo. Ma non è questo, questa è una cosa, diciamo, un prequel, ok? Una cosa che è successa tempo fa. Lui è venuto perché qualche mese fa, giusto? A luglio, stava spingendo il passeggino con suo figlio e dal nulla, tutto ad un tratto, senza trauma, senza niente, gli è preso un attacco di vertigine molto 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 violento, tant'è che si è dovuto reggere al passeggino. Da allora poi ha sempre, non è mai guarito, ha sempre mantenuto un senso di stordimento, confusione, anche un po' di sbandamenti. Quindi questo dobbiamo capire bene l'origine di questo problema, che apparentemente è insomma, sconosciuta al momento. Cerchiamo di vedere come funziona il suo corpo. Adesso, due dita, le mettiamo qua. Ginocchio teso, dritto, spinga su. Ok, di qua. Spinga su questo. Ok, perfetto. Allora, faccia una cosa. Metta le mani sul coccige dove ha battuto quella volta. Ci siamo? Spinga su di nuovo. Spinga. Spinga, spinga. No, va bene, spinga qua. Ok. Può togliere le mani da lì. Morbido. Ok. Adesso mano qua e mano qua. Tenga le mani così, ginocchio teso, dritto dritto, spinga su. Spinga su qua. Ok. Sono in fase di triage. Sto cercando di capire qual è l'apparato che devo andare a visitare e approfondire oggi per risolvergli il problema. Adesso questa mano piatta qui. Questa qui. Spinga su, no, dritto il ginocchio, spinga su, spinga su. Ok, qui c'è qualcosa, ma mano sulla fronte, così, questa giù, spinga su, ecco qui perde, spinga su. La sente la differenza, vero? Sì. Ok, tolga la mano, controprova, spinga su, molto più forte, spinga su, molto più forte. Adesso abbiamo trovato una cosa, mi dia di nuovo la mano, mettiamo il dorso così, spinga su di nuovo, questo va bene, spinga su, questo va bene, faccia una sorta di pinza con la mano e la mette qua. Tutti e due? No, 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 toglie quella mano, esatto, e andiamo qui, spinga su, ok, faccia un pugno, mette qui. Spinga su, su, ok, tolga, spinga bene a fondo qui sotto, spinga su, su, su di nuovo, ok, c'è anche una matrice linfatica un pochino, un dito solo, mettiamo qui, spinga su, questo va bene, ok, può togliere tutto. Piano piano andiamo a pancia sotto. Ok, lì sotto i braccioli. Bravissimo.
In questo caso abbiamo cambiato, perché prima la gamba era corta a sinistra, adesso la gamba sinistra di qua, adesso è corta a destra. Questo solitamente è un problema dell'atlante, la prima vertebra cervicale. E quando io vado qui sull'atlante, ok, vediamo che succede. Immediatamente identico, immediatamente pari. Quindi abbiamo un problema principale sull'atlante. Calci sulla gamba, ok, calci su, ok, metta le mani in preghiera sull'osso sacro, così, calci su, calci. Allora non devi alzare tutta la coscia, solamente piegare il ginocchio, ok? Vada, e infatti è forte, anche qua, ok, perfetto, mani piatte, calci su. Calci su, ok, ma facciamo così, questa qui, calci su, ok, questa qui, calci su, ok, può togliere. Allora, già che lui ha avuto questo tipo di attacchi, che sono sintomo del fatto che la parte del sistema nervoso simpatico sia iperattiva, andrò ad aggiustare solamente le parti della colonna vertebrale che stimolano il sistema nervoso parasimpatico per riequilibrare l'attività di queste due parti del sistema nervoso. Pertanto andrò a lavorare sull'osso sacro e sulla parte cervicale. Quindi, prima cosa da fare. Ok, l'osso sacro è ruotato così. Venga sul fianco sinistro, girato verso di me. Adesso è fondamentale che lei stia rilassato, ok? Perché così mi facilita il lavoro. Io la metto in posizione. Bei tatuaggi. Con la testa guardi il soffitto. Bravissimo. Eccolo qui. Adesso torniamo a pancia. Veniamo a pancia in su. Come abbiamo visto, stimolando l'atlante a destra, le gambe pareggiano. Pertanto vengo qui sull'atlante, ci entro e vado in lateralità. Eccolo qui. E anche in questa posizione adesso abbiamo le gambe pari. Ok? Adesso vediamo se questo si verifica anche su. Mani qua su da me. Siamo pari anche qui. Ok, prima era corto di una falange a sinistra. Lei come si sente con la tensione? Beh. Meglio? Ok. Adesso un po' di mani e piedi le faccio sempre. Si tenga lì dove si sta tenendo. Bravissimo. Ok. Lasci. Eccolo qui. Si riposi? No, questo è a posto, lasci. Eccolo, era più un calcagno posteriore, bilateralmente, eh? Con l'aiuto del sistema delle priorità sono andato a valutare il corpo di Andrea e abbiamo visto come in realtà l'unica cosa a cui risultava positivo era un problema emotivo. Pertanto lui mi ha confessato di aver avuto effettivamente un periodo di stress molto forte e in passato degli shock emotivi che l'avevano segnato. Allora io sono andato a correggere queste cose in un modo particolare utilizzando varie tecniche, tra cui la kinesiologia applicata, per permettergli di recuperare bene l'equilibrio e di tornare in salute. Morbido. Eccolo qui. Lasci, ok, mano sul collo, rilassato, ok, è andato tutto, stessa cosa dall'altra parte, poi passo, lasci, a trattare la causa. Adesso sto trattando gli effetti strutturali, quindi ciò che
la causa emotiva ha provocato. Mani qua, sul corpo. Morbido. È già andato prima addirittura che... Adesso, mani da me. Occhi aperti, gomiti dritti, dritti, dritti. Spinga le braccia, uno contro l'altro, vada. Fortissimo, lo sente? Occhi chiusi. Spinga di nuovo. Spinga. Non ce la fa. Questo perché in kinesiologia applicata è un test per la parte emotiva. Siamo passati dalla sfera conscia a quella inconscia. Adesso io vado a normalizzare e ribilanciare tutto ciò, ok? Ok. Occhi chiusi. Sentirà la sua fronte pulsare sotto le mie dita. A breve. Sente? Ok, sincronizzato. Mani su di nuovo, occhi chiusi, poco fa era debole in questa posizione. Spinga in dentro. Che mi dice? Sembra meglio, no? È meglio. Però guardi come faccio a indebolirla di nuovo. Pensi a una situazione che le dà stress, oppure un vecchio ricordo, uno shock emotivo, qualcosa che lei non ha metabolizzato bene e che crede possa aver provocato questo, ok? Ok. Mi dica quando è pronto. Pronto. Spinga in dentro. Spinga. No, gomiti dritti. Ecco, spinga. Spinga. C'è qualcos'altro, questa non è primaria. Occhi chiusi. No, come preferisci, anche aperti. Ok, correa. Spinga, questa è primaria, qui cede. Ok, sono collegate le due cose? Sì. Infatti. Sì, sì. Venga seduto. No, tenga le gambe lì dove sono. Ok, adesso vorrei che visualizzasse la soluzione per la seconda cosa a cui ha pensato, ok? Quindi come vorrebbe che le cose fossero o fossero andate, d'accordo? Mm-hmm. E anche il modo in cui lei si sentirebbe laddove... questo problema si, insomma, sarebbe come lo vuole lei. Mentre fa questo, io collego alla sua fisiologia questo nuovo ideale positivo, perché al momento, appena lei pensa a quel ricordo, a quella situazione, a quella fonte di stress, non riesce a reclutare tutte le fibre muscolari e questo la rende vulnerabile a infortuni, d'accordo? Ok, quando ha fatto di visualizzare tutto, alza il braccio sinistro. Ok, giù. Adesso un passo in più, perché le chiederò di visualizzare gentilmente tutto il percorso che avrebbe dovuto fare per trasformare quell'episodio, quel ricordo, qualsiasi cosa essa sia, che io non devo sapere, da negativo a positivo, quindi passare da quello che è stato realmente a quello che ha appena finito di immaginare. E anche qui, quando ha finito, alza il braccio, ok? Vada. Giù, pancia in aria. Adesso, mani. Pensi alla seconda cosa, prima di fare questo. Due dita, qui e qui. Pensi alla seconda cosa per come è accaduta realmente, non per come l'avrebbe voluta, ok? Io cancello la memoria di questo ricordo dalle strutture fisiche, ok? Quindi dal corpo. Ottimo. Adesso continui a pensare in negativo a quello che è successo, alla seconda cosa, e spinga dentro. La sente la differenza? Adesso pensi alla prima. Spinga dentro. Spinga. Devo correggere anche questa. Alzi la testa, ok? Pensi a quello che è accaduto. Ok? Mani su. Giri. Spinga dentro. Ci pensi in modo negativo adesso, ok? Prima di spingere. Spinga. Eccolo qui. Adesso è a posto. Mi torni seduto gentilmente. Anzi, resti sdraiato un attimo, voglio ricontrollare alcuni parametri. Si ricorda che prima aveva fastidio qua? Sì. Adesso com'è? Per niente. Di qua? Ivan,
Zero? Qua? No. Qua? No. Poi andiamo un po' qua? No. Venga seduto, mi dia la mano. Si giri di là, bravissimo. Poi avevamo qua? No. Qua? Leggerissimo. Leggerissimo. E qua? No, niente qua. Ok, qui c'è ancora un pochino. Allora venga con me. Si segga sulla sedia col sedere sul bordo e la schiena appoggiata. Bravissimo. Morbido. Lasci. Qui, sì. Trovato. Sì. In rotazione sinistra. Rilassato. Lasci cadere la testa nella mia mano qua. Eccola. Adesso com'è? Molto meglio. Perfetto, torniamo sulla bilancia. Si metta bene i piedi. Ok. Adesso è sceso un pochino, non del tutto. Abbiamo 45 di qua e 40, quindi abbiamo dimezzato il gap, ok? Questa è solo la prima volta, verosimilmente ci sarà bisogno di più sedute, però sopra abbiamo pareggiato, le spalle già erano pari, sotto abbiamo diminuito, ok? Ancora non è guarito, però qui ci vorranno un po' di sedute per risolvere tutto il problema. Ok, perfetto, si può rivestire. Grazie.